Arrestati due intrusi a Windsor. Grande paura per la regina dopo che due persone hanno fatto irruzione nella sua tenuta di Windsor. La polizia ha arrestato due intrusi, un uomo di 31 anni e la sua ragazza di 29 anni. I due hanno scalato e oltrepassato le recinzioni al Royal Lodge di Windsor. Ken Worth, responsabile della protezione personale della principessa Diana per 7 anni, ha detto: "È totalmente inaccettabile e rende la regina vulnerabile. Questo è molto preoccupante e le cose devono davvero cambiare." Regole per i viaggi internazionali. Con il sistema a semaforo per i viaggi all'estero, coloro che tornano dai paesi verdi non dovrebbero essere costretti alla quarantena, ma sarebbero obbligati invece a fare due test Covid all'arrivo nel Regno Unito. Coloro che tornano dai paesi ambra o rossi dovrebbero essere obbligati, oltre alla quarantena, a casa o in hotel, anche ad effettuare tre test obbligatori durante il periodo di isolamento. In arrivo la lista per i viaggi internazionali. Il primo ministro Boris Johnson rivelerà la lista dei colori associati agli stati esteri nel giro di pochi giorni e questa verrà aggiornata ogni tre settimane. L'elenco dei paesi verdi da e verso i quali i britannici possono volare dopo il prossimo allentamento delle restrizioni il 17 maggio potrebbe essere annunciato già venerdì. I colori sono definiti in base a una serie di criteri, come ad esempio il numero di contagi attivi, l'andamento del programma vaccinale e l'affidabilità dei dati forniti. Accelera la ripresa economica. Rishi Sunak ha sottolineato come la voglia delle persone di vivere la ritrovata libertà stia accelerando la ripresa economica. I dati del Tesoro rivelano che negozi, pub e ristoranti stanno avendo una ripresa spettacolare, dovuta anche alla voglia delle persone di dimenticare le restrizioni legate al lockdown. Possiamo iniziare ad alzare gli occhi e guardare al futuro, grazie al nostro programma di vaccini, insieme al nostro pacchetto di 352 miliardi di sterline di sostegno economico e alla resilienza del popolo britannico. Da oggi c'è una soluzione facile e completa. In un'unica piattaforma puoi trovare news, informazioni, comunicazioni istituzionali, locali e nightlife, shopping e delivery, eventi e guide turistiche, ticket e molto altro ancora. Disponibile per smartphone, tablet e PC. Mille soluzioni, un'unica piattaforma. Completali.